Un vivace scambio, uno scambio caldo, non solo per le temperature tra Italia Viva e il Partito Democratico sul tema della variante al Corsalone. Come rispondete? Ma noi rispondiamo intanto che il tema è talmente importante per quella comunità che non serve la polemica, ma servirebbe avere una visione politica. Purtroppo in questi 30 anni quelli che dicono, che fanno quelle affermazioni, la visione non l'hanno avuta. Perché? Perché il problema del Casentino, che è un cul-de-sac, perché non ha lo sbocco su Arezzo verso il Casello e l'autostrada e non ha lo sbocco verso Firenze. Tutte queste migliorie che sono state fatte hanno portato esclusivamente a una situazione, ma non a risolvere il problema. E quindi il tema non è fare questi piccoli interventi, di cui ce n'è uno fantastico ora a Cecca la Gravenna e che mi auguro, visto che devono venire giù dei costoni, non ci sia durante i lavori qualche problema, perché in quella viabilità se cade una roccia si blocca il traffico pesante e il Casentino non è collegato. Ma dico questo perché? Perché la risposta deve essere quella che ha posto il sindaco di Biena Vagnoli. Mettiamo in sicurezza la strada statale 71 che è ormai diventata una strada urbana e invece lavoriamo tutti per ottenere risorse, primo per fare il tratto Chiassa-Casello dell'autostrada e dare lo sbocco ad Arezzo e l'altro per lavorare a un progetto molto probabilmente con più anni, ma che dovrebbe legare il traforo di valico, gli ultimi 5 km della Consuma di qua e di là per agevolare un percorso verso Firenze. Questa è una risposta concreta. E dopo 30 anni ci sarebbe voluto che qualcuno ci avesse pensato prima, noi siamo arrivati da poco.